Eccoci qua, buongiorno. Siamo al Museo Accademia Vitti perché? Perché il caro amico, vincitore del premio della Laboris 2023, c'ha una sua mostra pittorica. Jerry De Luca. Jerry, allora, stai a casa tua, di solito hai sempre fatto mostre ovunque, a casa tua credo la prima volta. No, altre volte. Però permanente così tanto. Più di 20 anni fa, permanente sì. Però ci tenevi in modo particolare stare qua. Buongiorno! Buongiorno! Ecco il padrone di casa! Io sono il direttore del museo. Come stai? Il lungimirante che ha riportato la memoria. Cesare? Erario. Insomma, ospitate. Eccoci qua, amico il Museo Accademia Vitti, aperto dal 2013. Nel mese di agosto e nel mese di settembre 2024 ospita l'artista Jerry De Luca. Da qualche anno diamo la possibilità agli artisti di esporre in questa sala all'interno del museo, in modo tale che rimane vivo, rimane un movimento, laboratorio culturale. Cultura. Sabato anche presenteremo un libro. Che libro? Il seme nel deserto di Mario Marcantuoni, questo libro qua, eccolo qui. E quindi è un modo per fare un po' di cultura, per stare insieme. Quindi poi posso anche dirti di presentare il libro per la nostra associazione? Come no, con molto piacere, a disposizione. Finita questa chiacchierata ti dico... Prego. Non fare il fatto padrone di casa, ti piacciono i quadri di Jerry? I quadri sono bellissimi, vi aspettiamo, siamo qui aperti dalla mattina alle 10:30 fino alle 6:30, 7 di pomeriggio, tutto il mese di agosto, tutto il mese di settembre, e appello anche ad altri artisti che volessero esporre per l'anno prossimo, c'è la possibilità, per chi vuole presentare qualche libro, per chi vuole fare attività culturale, noi siamo qui a disposizione. Va bene, io... Grazie e vi aspettiamo. Grazie. Al Museo Accademia Vitti di Atina. Grazie.